Eccoci qua, è l'ora del caffè. In Inghilterra alle 5 si sorseggia il tè. Non è legale in Italia alle 6. Però ci prendiamo il caffè. Il caffè, ma noi a Napoli viviamo di caffè. Massimo. Viviamo pure delle grandi speranze, perché pochi giorni fa, anzi 2 giorni fa, il governatore della Campania ha annunciato che per tantissimi giovani napoletani e campani ci sarà la possibilità finalmente di un posto di lavoro. Caro Nappi, siamo tranquilli. Vi ricordate tanti anni fa che c'erano quelle nelle fiere di paese, c'era qualcuno che faceva le offerte: non ve lo do per 3, non ve lo do per 2, non ve lo do per 1. E beh, è tipo De Luca, uguale, perché prima erano 200.000 posti di lavoro, poi sono diventati 30.000, poi 10.000, e poi alla fine, quando si è dovuto sedere a un tavolo e quantomeno illustrare questa comunicazione, abbiamo scoperto che i posti di lavoro sono dei corsi, dei tirocini di 10 mesi, per fare i quali, udite bene, il signor De Luca ci vuole mettere 100 milioni di euro. Quindi 100 milioni di euro per fare un tirocinio, 10.000 tirocini anzi, quindi quanto sono? 100 milioni diviso 10.000, diamolo a 10.000 ragazzi quei soldi e vedete che sono più contenti sicuramente. No, a parte gli scherzi, io trovo veramente inquietante che il bugiardo seriale De Luca faccia queste cose e nessuno metta seriamente a posto le cose. Perché spacciare per posti di lavoro un tirocinio e soprattutto dire che poi a questi tirocini seguiranno le assunzioni dei comuni, quando invece è noto che i comuni non hanno neanche risposto alla richiesta di sapere di quanti posti dispongono, quindi vuol dire che non ci pensano neanche ad ascoltare. Quando poi è noto che i comuni hanno una competenza diversa dalla regione, la regione non ha nessun titolo, non soltanto rispetto alla programmazione delle assunzioni dei comuni, ma addirittura anche rispetto alle regole, perché le regole spettano al governo nazionale. E ancora, quando ci metti che forse non si possono neanche spendere i fondi europei per fare queste cose, capisci quale colossale bluff c'è dietro questa storia. Voi direte: perché non lo dicono? Perché oggi va di moda l'ignoranza. Si sa, no? Quindi nessuno studia, nessuno si guarda le carte, nessuno controlla se un signore che si trova a fare il presidente della regione Campania dice un'autentica sciocchezza o dice una cosa che è vera. Lo scopriranno, ai noi, quelli che ci credono, lo scopriranno tra qualche tempo, lo scopriranno magari dopo la campagna elettorale delle regionali, e chi ci avrà rimesso sarà la credibilità delle istituzioni, cioè l'idea che le istituzioni ti fregano troverà un'altra dolorosa conferma. Ora, è il caso o non è il caso di fare in modo tale che questa storia venga fermata sul nascere? Io, come sempre, mi assumo la responsabilità di quello che dico. Se ho detto sciocchezze, qualcuno mi contraddica, mi dimostri che sbaglio nel dire che questa roba non si farà, non funzionerà, e soprattutto che non ci saranno nuovi assunti nella pubblica amministrazione, men che mai nei comuni, che nascono da questa storiella. Caro De Luca, tu hai parecchi miliardi di euro di fondi europei. Invece di raccontar balle a dei giovani che scappano dalle nostre terre perché non trovano lavoro, perché non li metti a frutto facendo delle misure per far crescere le nostre piccole e medie imprese, per sostenere l'artigianato, per sostenere il turismo, la cultura, l'energia, tutto quello che in realtà crea, i porti, le infrastrutture, quello che serve realmente per dare opportunità di lavoro qua. Su questo dobbiamo concentrare l'azione di governo, non sulle bugie clientelari che creano soltanto balle come quelle del partito dei governatori. Vi ricordate, una volta c'era il partito dei sindaci, tranne sistemare qualche sindaco che fece carriera, tipo Crocetta, anche lo stesso Bassolino, Bianco, quella storia là poi non è servita a nulla. Mica vogliamo dopo 20 anni ricominciare con un'altra storiella tipo il partito dei governatori del sud? Io spero di no. E i sindaci che erano molto interessati, non c'erano, ce n'erano ben pochi. No, c'era soltanto uno che è noto, che era Clemente Mastella, che ha detto: ma non lo potete fare. Con la sua consueta bonomia, ha detto: ma non si può fare, però se lo fate a me mi fa piacere, come dice Clemente Mastella spesso e volentieri. Ma di fatto non ci sono neanche. Ma del resto, scusate, vi pare mai possibile che De Luca si organizzi il corso col tirocinio senza dirlo ai comuni, e poi dopodiché i comuni vanno a prendere dall'organizzazione degli amichetti che sono stati selezionati al corso? Una sciocchezza a cui purtroppo non crede nessuno, se non quelli che vivono di speranze, ma come dice il proverbio, disperati moriranno.
Prima si faceva riferimento alla fuga dei cervelli dal mezzogiorno d'Italia verso il nord o addirittura verso, adesso questo è un fenomeno più fresco ma importante, verso paesi stranieri. Questo è uno dei tanti dati che emerge dai vari report, dalle varie ricerche che in questi giorni vengono rese note sia da Banca Italia che dall'Istat. Un altro indice che penalizza il mezzogiorno è quello della dispersione scolastica. Esatto, queste sono cose serie, sono drammi veri sui quali bisognerebbe lavorare. Noi non abbiamo più strumenti seri in campo, che pure avevamo cominciato nella nostra amministrazione a realizzare, per favorire l'incrocio domanda offerta di lavoro e soprattutto per creare formazione finalizzata all'assunzione. Cioè fare percorsi formativi che poi servono alle imprese che poi davvero assumono. Di tutta questa roba che avevamo messo in piedi, le botteghe scuole mestri artigiani, i poli tecnico-professionali, i centri di competenza, cioè delle aggregazioni stabili tra imprese, enti formativi, scuole, università, che servivano a dare delle opportunità ai nostri ragazzi, non c'è più nulla. E quindi è chiaro che quel fenomeno di inversione della fuga dei cervelli, eccetera, purtroppo oggi trova nuova linfa dal fatto che anche quando le nostre brave università producono competenze, di fatto poi non ci sono imprese che sono disposte a accogliere, spesso perché il sistema formativo non ha indicazioni, non parla col mondo del lavoro, non ha indicazioni dalle istituzioni sulle direzioni verso le quali bisogna formare le persone, e quindi noi abbiamo da un lato persone formate, dall'altro imprese che hanno bisogno magari di altro. Se non li facciamo parlare, questo è un dovere delle istituzioni, non andremo da nessuna parte. Su questo bisogna investire risorse, perché questa roba deve essere fatta bene ed è roba che costa, ed è quella che può fare davvero la differenza qui e altrove. Perché noi abbiamo bisogno che le nostre imprese abbiano lavoratori sempre di maggiore qualità, quindi più formati, più competenti, dobbiamo accompagnarli anche nel corso dei loro percorsi e dobbiamo dare, attraverso la collocazione al lavoro, delle ragioni ai nostri ragazzi per continuare a credere innanzitutto prima nella scuola e poi nel mondo del lavoro. Un altro dei temi che si è sviluppato molto nei giorni scorsi è quello dei migranti, della disponibilità dichiarata da De Magistris all'apertura del porto alla nave Aquarius. Ci sono stati ovviamente dei dibattiti molto forti anche e soprattutto sulla rete, sul web. C'è un Salvini che, facendo seguito al suo impegno elettorale, ha una posizione nettamente di chiusura, ma è immaginabile una posizione che sappia equilibrare il buon senso anche con la politica. Alla radio si può dire indecente. Certo. A proposito del sindaco, perché la posizione di De Magistris è davvero indecente. Qui non c'entra né l'amore per gli altri, né il rispetto di chi vive una condizione drammatica come sono sicuramente i migranti, sia pur clandestini, ma c'è un dato di fatto oggettivo. Un signore che non è in grado, dopo 7 anni che fa il sindaco di questa città, di garantire l'asilo nido ai bambini napoletani, un signore che non è in grado di tutelare le vecchietta di Mater Dei se si rompe il femore, si può mai permettere di dire che bisogna aprire il porto di Napoli per far arrivare una nave con i migranti e peraltro non ha neppure la competenza per farlo? È o non è una persona indecente quella che dice una cosa del genere? Secondo me lo è, ed è vergognoso che lo abbia fatto, perché questa è una speculazione in danno persino degli stessi migranti che De Magistris fa finta di voler tutelare. Pensasse ai nostri poveri, che sono tanti, poveri in difficoltà e che devono essere tutelati quantomeno sullo stesso piano di quello che riguarda coloro che in modo clandestino vengono in questo paese. Ciò detto, è chiaro che il tema vero dell'immigrazione è un tema drammatico. Io stamattina ho ritenuto di fare un'altra volta un giro nel quartiere Basto, che è un posto incredibile, dove una volta c'era e viveva anche con serenità e tranquillità tutta la piccola borghesia napoletana, lavoratori, persone di piccola e media ceto sociale, che erano tranquilli in una zona di commercio, di piccoli uffici, di attività serene, dove si poteva vivere serenamente e tranquillamente. Oggi è in una condizione di degrado assoluto, in una condizione addirittura disperata, in cui girano migliaia di immigrati
quasi tutti quanti irregolari e che in larga parte vivono di spaccio, vivono di droga, vivono di prostituzione e che soprattutto aggrediscono anche sotto gli occhi di tutte le persone. Stamattina abbiamo fatto una serie di giri e incontrato tante persone che dicono che anche di fronte alle proteste ci sono alcuni di questi individui che li minacciano liberamente di morte. In una condizione di assoluto degrado, rispetto alla quale ho avuto un'altra perla negativa della vergognosa condotta di questa amministrazione comunale. Nei giorni scorsi un farmacista è stato picchiato a sangue semplicemente per aver detto ad un immigrato irregolare che vendeva roba di contrabbando davanti al suo negozio di spostarsi. Non soltanto ad ora sono le 18:15 di venerdì 15 giugno, non si è fatto vedere nessuno dell'amministrazione comunale, non si fosse altro che per dire siamo qua se hai bisogno di qualcosa. Ma questo signore stamattina mi ha raccontato che l'unico segno che lui ha avuto dall'amministrazione comunale è stata una multa perché non aveva la tapparella in alto antipiccioni. In una zona nella quale ti sparano in mezzo alla strada, gli hanno fatto la multa perché non aveva una cosa che riparasse contro i piccioni che si poggiano sulla tettoia all'ingresso del negozio, e gli hanno preteso che installasse le porte automatiche a scorrimento quando invece non sono in grado di garantirgli di tornare la sera a casa tranquillo, e come lui migliaia di altre persone. Anzi, ne hanno fatta un'altra. Se avete letto sui giornali, il signor De Magistris e la sua brillante brigata di sciagurati ha emesso un'ordinanza con la quale dice che dopo le 21:30 in quella zona non si possono vendere, in alcuni bar che sono non malfamati, di più non si possono vendere alcolici. Peccato che il signor De Magistris alle 9 di sera faccia chiudere il comando di vigili urbani di quel territorio che dovrebbe garantire il rispetto dell'ordinanza, perché non gli paga il lavoro straordinario e quindi non gli consente neanche di stare lì volontariamente. Quindi abbiamo il paradosso di un'ordinanza che dice una cosa: in locali che sono abusivi e nei quali nessuno opera un controllo di chiusura amministrativa perché nessuno si prende la briga di andare lì e chiudere questi bar che sono illegali, dopodiché fai un'ordinanza finta per farla mettere sul giornale e dire che tu hai fatto quel che potevi fare, e poi di fatto ti trovi in una condizione assurda, cioè quella nella quale praticamente queste cose si continuano a fare tranquillamente perché non c'è un vigile, perché non ce lo mandi, perché hai creato a monte le condizioni perché non ci vada. Una cosa indegna. È una situazione che poi si ripete ciclicamente, perché ricordiamo che non più tardi di 10 giorni fa un noto produttore di sfogliatelle dall'altro lato di Piazza Garibaldi, che forse è una zona leggermente più nobile tra virgolette, con le videocamere aveva registrato questa aggressione a due turisti, ai danni di due turisti inglesi. Ma accade ogni giorno. E ha detto: me ne vado da Napoli. In quest'area, e non soltanto in quest'area, ogni giorno si registrano decine di atti di criminalità, in alcuni casi violenti, senza che si faccia nulla, in un territorio nel quale con scelleratezza sono stati accordati i permessi per aprire decine di centri di accoglienza di immigrati extracomunitari che vengono qua, si dichiarano prigionieri politici, si dichiarano esuli. Nessuno controlla questa gente se lo è o non lo è per un anno e mezzo. Nel frattempo vivono di droga. Stamattina, non voglio dire luoghi comuni, ma stamattina io ho visto persone che non dovrebbero avere nessuna forma di sussistenza, che giravano con cellulari, cuffie di quelle dell'ultima generazione, quelle che costano 300 euro l'una, vestiti all'ultima moda. Scusate, ma questa gente come vive? Di che cosa vive? Di illegalità. Vogliamo metter mano a questa vicenda banale? Quando io ho incontrato delle ricchine che piangevano per la paura alle 11:30 della mattina e che vedevano la nostra presenza lì come un segno, se non altro, di rispetto per la drammaticità della loro esistenza. Ma è vergognoso quello che accade e non si fa nulla per impedirlo. Forza, svegliatevi, fate la metà del vostro dovere, operate con dignità. Altro che navi, altro che porti, altro che cittadinanza onoraria, altro che chiacchiere, tabacchiere, luoghi comuni e fesserie. In chiusura, Nappi, vogliamo raccontare come sono andate queste elezioni e quali sono le prospettive per i ballottaggi fra 9 giorni? Beh, il dato di fatto più importante è che il Movimento 5 Stelle perde tra il 30 e il 40%, il che ha pagato l'accordo con la Lega, secondo lei? Secondo me il Movimento 5 Stelle ha pagato il fatto che hanno detto delle cose e per ora non si vede nulla. Questo oggettivamente desta perplessità. Paga il fatto che
insomma, accanto a onestà, 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 ci devi cominciare a mettere qualcosa. Nelle amministrative in cui poi si ragiona di cose concrete, quindi poi alla fine lo slogan da cellulare non funziona tanto, perché quando bisogna riparare la buca, quando bisogna accendere la lampadina, quando bisogna tirare la spazzatura ci vuole qualcuno che lo faccia, beh, e là si comincia a vedere una piccola differenza. In generale il centrodestra, in generale anche i candidati civici che io personalmente ho appoggiato nell'ottica, nella logica di un rinnovamento consapevole, di un'unione di moderati per rispondere a populismi inutili, beh, credo che abbiamo avuto quasi dovunque dei risultati importanti e significativi, quindi ci auguriamo che quelli che hanno già vinto comincino già da in queste ore il loro lavoro utile per le nostre comunità, e quelli che poi andranno al ballottaggio possano portare con un risultato favorevole finalmente un segnale di capacità delle istituzioni di portare a casa i risultati con i fatti, quelli cui oggi i cittadini sentono davvero la necessità, perché lì si farà la differenza nei prossimi periodi. Grazie a Severino Nappi. Noi ci risentiamo, ci rivedremo settimana prossima. Buon weekend.